Salve a tutti! Cessione del credito, sconto in fattura, detrazione immediata, chiamatela un po' come volete, ma questa tipologia di incentivo ormai è sulla bocca di tutti. Nel video della scorsa settimana che trovi a questo link ho dato un pochettino una descrizione completa e generale di quella che è l'incentivo, di come funziona, di chi ne ha diritto, eccetera. In questo video però, forse più importante di quello della scorsa settimana, ho deciso di racchiudere tutti quelli che sono i difetti, i rischi, gli errori che si possono commettere quando si decide di affidare l'installazione di un impianto fotovoltaico ad un'azienda che applica la cessione del credito. Quindi, non perdiamo altro tempo, metti mi piace e cominciamo. Se sei nuovo, in questo canale, come puoi intuire, parliamo di risparmio energetico, di prodotti ed impianti ad energia rinnovabile, come il fotovoltaico, le pompe di calore, le batterie di accumulo e le caldaie biomassa. Il mio compito è quello di dare tutte le informazioni possibili per consigliare e guidare il cliente in questa giungla che sono le rinnovabili, dove sappiamo benissimo che la truffa è sempre dietro l'angolo, e di dare un supporto a chi ne ha bisogno. Infatti, su questo canale trovi tutte le informazioni tecniche, teoriche e pratiche fondamentali per progettare in autonomia la riqualificazione della tua abitazione. E se non ti bastano, puoi avere ulteriori informazioni seguendomi su Instagram, Facebook ed entrando a far parte del gruppo Facebook Soluzioni Green, dove quotidianamente altre persone che come te stanno pensando di realizzare un intervento di risparmio energetico si confrontano e cercano di aiutarsi e supportarsi a vicenda. Ma basta con queste marchette e passiamo in maniera veloce a quelli che sono i tre limiti della cessione del credito, i tre errori da non commettere quando si parla di cessione del credito. Primo limite, primo difetto: la cessione del credito costa di più. È inutile girarci attorno. Un impianto fotovoltaico in detrazione fiscale ti può costare 10.000 euro e tu ne recuperi il 50% in 10 anni, 500 euro all'anno, ma se chiedi a quella stessa azienda un impianto fotovoltaico con gli stessi prodotti, le stesse caratteristiche, ma con cessione del credito, molto probabilmente non costerà 10, ma costerà 11. Esatto, l'impianto con cessione del credito costa di più. Ma perché costa di più? Quando decidi di cedere il tuo credito, la tua detrazione fiscale all'azienda, questa recupera l'importo che hai ceduto in 5 anni. Fatto sta però che devi anticipare i soldi, perché se un impianto da 10.000 euro fossero 5.000 euro di utili, allora ti posso dire, va bene, li prendo 1.000 euro all'anno in 5 anni e me ne faccio una ragione. Ma visto che non ci sono 5.000 euro di utili, ma ci sono costi di manodopera, di materiale, di burocrazia, questi costi vanno pagati. L'elettricista, il progettista, l'idraulico vanno comunque pagati perché loro il lavoro lo fanno. E l'artigiano medio non è propenso ad aspettare soldi. Per questo i 1.000 euro teorici in più che ci sono sul prezzo di listino, che poi concretamente nelle tue tasche sono un 500 euro in più, sono semplicemente i costi del denaro. Ipotizzate di dover anticipare oggi 5.000 euro e di recuperarli in 5 anni, quindi come se fosse una forma di finanziamento. Il finanziamento comporta dei costi, ci sono dei costi del denaro, dell'anticipare i soldi. Per questo un impianto con cessione del credito ha un costo leggermente superiore. Il costo è anche giustificato da una burocrazia più complessa, che vediamo al punto 2. Infatti, se decidi di acquistare concessione del credito, devi sapere che la burocrazia, che già su un impianto fotovoltaico è complessa, sarà leggermente più complessa perché bisognerà interfacciarsi, quindi sia l'azienda che te, cliente finale, dovrai interfacciarti anche con l'agenzia delle entrate, perché dovrai trasmettere anche a loro la tua intenzione di cedere il tuo credito, la tua detrazione all'azienda. C'è quindi una terza figura, l'agenzia delle entrate, che comporta burocrazia, ergo lavoro, e perdite di tempo. Questo è il secondo difetto della cessione del credito. Però, visti gli importi, quando si parla di una batteria Tesla o di un impianto fotovoltaico, bruciarsi una mezza mattinata in uffici può valerne la pena. Il terzo problema è un problema concorrenziale. Perché? Perché solamente le grandi aziende sono in grado di applicare la cessione del credito. Quando tu acquisti un prodotto con detrazione fiscale, devi sapere che al bonifico che tu esegui viene applicata una ritenuta d'acconto dell'8%, che è semplicemente un anticipo delle tasse che ogni azienda deve pagare. Quindi su un impianto fotovoltaico teorico da 10.000 euro, l'azienda ne incassa solamente 9.200. 800 euro vengono già anticipati di tasse. Se io anticipo già tante tasse, mi rimane una quota piccola di tasse da pagare. Se io per esempio dovessi pagare a fine anno 20.000 euro di tasse, che non sono poche, parliamo di più di 1.500 euro al mese di tasse, se decidessi di applicare la cessione del credito potrei farla solamente per 20 impianti da 10.000 euro e non di più, perché 10.000 euro, 5.000 euro di cessione del credito sono 1.000 euro all'anno, io pago 20.000 euro di tasse, quindi io posso recuperare 20.000 euro di tasse nell'anno, 20 impianti nel primo anno, perché nel secondo anno i 20.000 euro di tasse saranno coperti dai 1.000 euro delle varie quote di questi impianti. Qual è il rischio di questa strategia?
che favorisce principalmente le grandi aziende, che come già accennato nel video precedente, sono le aziende, i gestori dell'energia, che hanno bilanci ovviamente molto più grandi delle piccole e medie aziende come posso essere io, e altre imprese molto grandi, come già accennato, i mobilifici svedesi per esempio. Affidare a queste grandi aziende l'installazione dell'impianto fotovoltaico o delle batterie di accumulo può portare, non è detto che sia sempre così, ma può portare dei problemi per quanto riguarda la realizzazione dell'impianto. Perché? Perché queste aziende non hanno i loro elettricisti, non hanno i loro impiantisti, ma subappaltano ad artigiani locali l'installazione dell'impianto fotovoltaico ed essendo molto grandi hanno una potenza economica importante e quindi decidono loro il prezzo dell'installazione. L'installatore, l'elettricista che decide di installare l'impianto fotovoltaico per X deve rientrare in un budget stabilito da X. Ne consegue che pur di rientrare nel budget non è detto che fa un intervento, un'installazione a regola d'arte, anche perché non è il primo responsabile perché c'è il colosso dietro alle spalle. Altro limite può essere la qualità dei prodotti. Molto spesso queste aziende qua, puoi guardare tranquillamente sui listini, vanno a proporre prodotti di media qualità. Non troverai nessuno che proporrà pannelli SunPower in cessione del credito, soprattutto se sono dei gestori dell'energia elettrica. Perché? Perché il loro target di riferimento è la persona che vuole l'impianto fotovoltaico e vuole spendere il meno possibile, senza andare ad approfondire un pochettino qual è il prodotto che va a installare, qual è la qualità, le garanzie che ci sono sull'impianto. Questi sono i tre principali difetti. Però, come già accennato nel video precedente, ti posso informare che ad oggi, grazie a una partnership, siamo in grado di seguire su tutto il territorio italiano la cessione del credito su prodotti di alta qualità. Parliamo di batterie Tesla, di impianti fotovoltaici con SunPower, con inverter solareggio e ottimizzatori. Quindi, se sei interessato a valutare l'installazione di un impianto fotovoltaico e non vuoi accontentarti del prodotto mediocre proposto dalla grande azienda nazionale, vuoi essere sicuro che l'installazione verrà eseguita a regola d'arte da artigiani professionisti che fanno questo e lo fanno da anni, puoi richiedere un preventivo gratuito nel link che ti lascio in descrizione o nella scheda che trovi qua e io, appena possibile, ti risponderò con un preventivo personalizzato. Ovviamente pare scontato, ma il preventivo sarà un prezzo, punto e basta. Se invece ti interessa capire se il fotovoltaico ti serve, quanto puoi risparmiare, qual è la potenza corretta, se la batteria può fare al caso tuo, allora hai bisogno di una consulenza, non hai bisogno di un preventivo. Qua c'è la piccola differenza. Il preventivo te lo posso fare gratuitamente se tu mi dici che potenza di impianto vuoi, quali moduli, quali pannelli fotovoltaici e che inverter. O parallelamente che batteria desideri. Non mi stai chiedendo quanto risparmio o se mi conviene, mi stai chiedendo un prezzo. E questo te lo posso dire gratuitamente. Se invece vuoi avere un'analisi più dettagliata dei tuoi consumi, capire se ti conviene l'impianto fotovoltaico, di che potenza, quali pannelli fotovoltaici mi conviene montare, in funzione delle tue caratteristiche, delle tue esigenze, avere un'analisi economica dettagliata, precisa, sui tempi di rientro, per un sistema d'accumulo, allora stai chiedendo una consulenza, uno studio personalizzato. Non ti preoccupare, facciamo anche questo. Comunque, se vuoi avere più informazioni, le trovi tutte quante sul sito internet. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ne!